le somme, fino a quando qualcuno non si decide a mandare somme dalla regione, non si può continuare a fare avanti. Vi dico l'ultima cosa. Io 5 anni fa, presente al Consiglio, i contributi straordinari ammontavano 120-130 mila euro. Benissimo, oggi ammontano 32, 33, 34 mila euro. Quindi la diminuzione è, siamo 5 volte meno rispetto. Ditelo voi come si può continuare in questo modo. Poi dice che i comuni devono necessariamente aumentare le tasse, devono mettere gli autovelox, perché altrimenti non si può fare altrimenti. E poi chi è il colpevole? Il sindaco, perché ovviamente queste cose fanno i sindaci. Poi le deputate regionali prendono 20.000 euro mensile, fanno 2 leggi l'anno, cioè quindi meno di quanto noi nei consigli comunali facciamo del regolamento comunale, no? E alla fine noi siamo i colpevoli. Quindi io vi invito ognuno di voi a fare sentire la vostra voce, e sin d'ora do la mia disponibilità per qualsiasi tipo di azione vogliate e vogliamo fare. Grazie. Bene, passo la parola adesso a Rossano Interlandi, che è il presidente del SEPICOS, del controllo strategico della presidenza della regione Sicilia. Grazie a Sebastiano, ma ho omesso di dire anche che io sono un aderente al gruppo NEM. Infatti, è una delle prime aderenti al gruppo NEM. Che è la cosa più importante, al di là del ruolo. E perché è importante vedersi, perché è importante costituire questi gruppi, perché è importante essere portatori di interessi di cui si sente il bisogno, insomma, di svilupparli insieme. Quando cominciai le prime volte a frequentare gli ambienti di Bruxelles, e quindi il Parlamento europeo, la Commissione europea, tutti gli organismi europei, pensavo che il frutto del lavoro dei nostri parlamentari europei, eccetera, o degli appartenenti alla Commissione fosse un lavoro politico, politico nel senso di partito di provenienza. E invece, aggirandomi meglio e conoscendo meglio questa situazione, vedevo che in Europa quelli che contano sono i portatori di interessi, i quali hanno avuto la capacità di mettersi insieme per omogeneità, appunto, di interessi, e hanno costituito le varie lobby, cioè questi gruppi di pressione che fanno delle azioni, appunto, di pressione, per cui sono talmente forti queste lobby che ne cito una, per esempio la lobby dei pescatori dei mari del nord, rispetto ai quali i nostri pescatori del Mediterraneo non sono nessuno. Oppure appunto lobby di quelli dei nuclearisti, cioè di quelli che vogliono il nucleare, sono potentissimi, fortissimi, ma non sono persone che fanno politica all'interno dei partiti, stanno tutti fuori. E sono imprenditori industriali, economisti, eccetera. Talmente forti da condizionare le decisioni dei parlamentari, le decisioni della Commissione europea. Quindi oggi come si svolge realmente anche la destinazione dei fondi, anche le scelte economiche più importanti, sono sulle azioni di pressione, quindi le famose lobby, che in Europa sono la norma, sono la regola. Noi dovremmo parlare di quello che succede in Sicilia. Da noi fare azione di pressione, a momenti ti cominciano a dire che fai pressioni indebite sull'amministrazione, io non vedo il sindaco di Tusa, no? Sindaco di Tusa, perfetto. Se uno comincia a rivendicare i propri diritti qua in Sicilia, quantomeno sei tacciato di esercitare un'azione impropria nei confronti di soggetti quali appunto la burocrazia regionale molto spesso, ma anche il rappresentante, diciamo, politico, che non fa il proprio dovere. Allora, noi dovremmo interrogarci intanto sul nostro modo di agire e su quello, e rapportarlo a quello che succede nelle altre parti del mondo. Da noi si è sempre giocata a dividere, consapevoli che la divisione non crea la forza. Perché un conto è che il sindaco di Tusa si dibatte in maniera solitaria, che può anche decidere di fare il capopopolo, può meritarsi qualche prima pagina sui giornali per determinati momenti, ma alla fine qui chi decide sulle cose approfitta dello stato di debolezza individuale. Quindi bene fa il gruppo NEM a costituirsi in rete, che deve diventare, come chiave di lettura, un gruppo di pressione,
un gruppo di pressione, che cosa voglio dire? E cito subito, per riagganciarmi a quello che diceva il sindaco di Tusa, e perché si fanno i viaggi delle sette chiese e tutto quanto? Noi abbiamo un fenomeno che registriamo in Sicilia, che è quello della burocrazia regionale, che è potentissima e molto forte. Da quando cioè il potere di fare le direttive si è sganciato dal potere di fare le cose, cioè dell'esecutivo che è destinato al dirigente generale, il quadro io ce l'ho molto chiaro per aver rivestito tutti i ruoli nella regione, perché ho fatto l'assessore, quindi ho fatto il vertice politico, ho fatto il vertice esecutivo facendo il direttore generale e faccio anche il vertice del controllo, quindi non mi sono fatta mancare niente, il quadro è molto chiaro e perfetto. Abbiamo un problema con la burocrazia regionale, che è quella di non, come dire, di essere sfuggente e piuttosto muoversi come un'anguilla quando si tratta di attuare le leggi. L'assemblea regionale ha varato proprio di recente una legge sulla semplificazione amministrativa e sulla trasparenza. Se voi andate a vedere questa legge, vi dice chiaro chiaro e papale papale che non è più possibile ammettere ritardi nei confronti dell'utenza, che deve esserci un tempo certo a cui fare riferimento, l'utente deve fare riferimento a un tempo certo e anche a una certezza di come la procedura deve essere condotta, perché il sindaco saprà che a seconda di con chi si parla ci sono procedure che nascono dall'oggi al domani come i funghi, con una burocrazia tipo molto creativo, no? E niente a che vedere con il rispetto della norma, perché poi la norma viene interpretata, viene diluita, allargata, ristretta, interpretazione restrittiva, interpretazione evolutiva, chiediamo un parere all'avvocatura dello Stato, come se invece le nostre professionalità non fossero pagate per rispondere e risolvere i problemi, e all'avvocatura dello Stato bisognerebbe, come dire, adirla soltanto in casi estremi, quando proprio noi con le nostre professionalità non ce la facciamo a dirimere un problema. Proprio poco fa mi è arrivato un messaggio da parte di un mio collaboratore del servizio di pianificazione, un anno e mezzo fa, essendo io assente, io non c'ero ancora, è stato chiesto un parere all'avvocatura dello Stato. Dopo un anno e mezzo l'avvocatura dello Stato risponde, e quindi uno dice, benissimo, sentiamo il verbo, forse ci risolve il problema. Ebbene, il mio collaboratore mi scrive, mi fa parere esitato dall'avvocatura. Ho detto, benissimo. Riscrivo e dico, in che termini? Cioè, come ha esitato? Risposta sua, ve lo farei leggere. Termini criptici. Cioè, significa, non si capisce, termini criptici. E ho detto, dico, io faccio... Mi stupisco, riscrivo di nuovo, ho detto che vuol dire criptici? Risponde, è un linguaggio da iniziati. Cioè, praticamente un linguaggio che non si capisce che cosa voglia significare. Allora, se è stata varata una legge, che è questa sulla semplificazione amministrativa, e quindi che stringe la burocrazia al rispetto dei tempi, che cosa può fare il gruppo NEMA? Può fare un'azione di pressione perché questa legge venga applicata, perché fino in questo momento è acqua fresca. Ci dovrà essere un regolamento di attuazione della legge, regolamento di attuazione che non sappiamo che tempi prenderà, e allora io dico, il ruolo che la società deve svolgere, qual è? È quello prima di tutto di richiamare ai propri doveri i destinatari della legge. I primi destinatari delle leggi sono coloro i quali l'hanno messa in campo, sono coloro i quali l'hanno ispirata, sono coloro i quali l'hanno portata al vaglio dei parlamentari, l'hanno fatta votare. Quindi questo può essere un impegno, questa è anche una proposta, l'azione di pressione e il monitoraggio. C'è questa legge, per rispondere al sindaco di Tusa, nella legge c'è scritto che ogni procedimento si deve chiudere entro 30 giorni, a meno che ci sono particolari procedure aggravate, vedi quelli che hanno a che vedere con la difesa dell'ambiente, eccetera, che non possono comunque spingersi oltre 150 giorni. Quindi noi abbiamo un limite massimo che è 150, ma che cosa succede se sforano? Cioè, qual è la sanzione? Qual è il tipo di... Allora, io come controllo strategico in queste settimane mi sto occupando proprio di questo, cioè del rapporto con...
di fornire al Presidente della Regione gli strumenti per poter controllare la sua burocrazia e i suoi assessori, naturalmente, con alcuni obiettivi e altre cose, con un meccanismo anche di risposta che non può essere semplicemente quella: se tu, che so, sfori questi tempi o non dai le risposte, io non ti pago la premialità del 30% cui avresti diritto per uno stipendio maggiore. Non può essere più una sanzione quella, non può essere la mancanza di premialità. Io dico, bisogna andare a minacciare la rimozione dal ruolo dirigenziale, perché significa inadeguatezza stare in quel posto là. Ma questo vale per la legge sulla trasparenza e la semplificazione, ma questo vale anche